Un errore umano avrebbe fatto precipitare l'aereo il 28 novembre scorso in Colombia con a bordo la squadra di calcio brasiliana della Chapecoense. Secondo quanto riferito dalle autorità dell'aviazione colombiana, il velivolo aveva finito la benzina. Molte le responsabilità che hanno causato la tragedia che ha provocato la morte di 71 persone, inclusa gran parte dei giocatori della squadra brasiliana. Fino ad adesso le prove hanno dimostrato che l'incidente non è stato causato da alcun fattore tecnico, si è trattato principalmente di errore umano che si è aggiunto ad un problema di gestione dell'amministrazione dell'azienda e dell'organizzazione dei piani di volo da parte sia dell'azienda che delle autorità in Bolivia. Non solo il pilota non ha fatto rifornimento, ma avrebbe trascurato di comunicare l'avaria dei motori dovuta alla mancanza di carburante. Tra i problemi tecnici anche il superamento del peso massimo di carico di quasi 400 kg e la mancanza di certificazione per volare all'altitudine prevista dalla rotta.